secondo. Siamo live. Mica è una vita che non facciamo una diretta, vai. Mi sembra una vita che non facciamo una diretta. Vero? Vero? Anche a me. Tra l'altro. Un'infinità. Un'infinità di secondi, di minuti, di istanti. Tutti i momenti che vorrei passare con te, Ray, e io non posso. E tutti hanno portato a far salire l'hype per questo momento, cazzo. Sì, guarda, c'ho il cazzo duro, ho il pene eretto. Siamo live, cazzo. Punto grande Andum. 1-1-1-2-3, bah! Ciao Andum sul pezzo, meno male Andum. Non mi deludi mai, cazzo. Chiudiamo Telegram. Comunque... Dimmi. Se c'è uno che non ti delude, è Andum, cazzo. Sì, Andum è veramente pazzesco. Andum, anche Crono, eh. Ciao Crono! Sì, no, anche... Ciao Crono! Però Andum è F5 sulla live ogni volta. È un figo, cazzo. Tac, tac, tac! Benvenuti. Benvenuti a Locke e Ray giocano a Final Fantasy 6. Tanto... Finalmente che torniamo, però è vero che sembra una vita, sì. Che non è... anche perché io ho disposto la casa in modo tale, cioè in una disposizione più o meno vivibile, e poi ho detto cazzo, però stasera devo fare la live e devo mettere tipo tutte le sedie, le cose per le braccia, le meccaniche per far stare sulle robe, e non ero abituato, ho detto cazzo però. Online. Una volta che lo sistemi nella casa nuova sia a posto. Aspetta che sto andando a fare una cosa, ma è già a posto il volume. Oh, salve a tutti. Chi ci aspetta? Dov'è? Ciao Paola, ciao Pdor. Ciao Paola, ciao Pdor. C'è tutto il team Minecraft stasera online. Il team Minecraft. Non ci avrete mai, cazzo. C'è Zio Caps che ci sta dando la caccia, vuole distruggere la nostra base. Bastardo. Ma è chi? Zio Caps. Bastardo Zio Caps. Vuole distruggere la nostra base e godere della nostra sofferenza. Ma non succederà mai. Aspetta che c'ho il microfono lontano io. Adesso ce l'ho più vicino, così mi sentite meglio mentre parlo. Anche lei mi sente meglio. Scusatemi. Sì. Scusatemi, è stata una mia distrazione. E no, comunque ho un problema con Minecraft. Perché sta diventando... pesante. No, sta diventando una droga. Eh beh, appunto, pesante in senso droga. Cioè, tipo che ogni blocco tira l'altro, è una cosa... ma perché entri in un loop, loop creativo, cazzo. Sì, cioè, è stato una cosa incredibile. No, creativa è Paola, noi siamo prima novali. Io sono quello dei pubblici servizi e infrastrutture. Tipo se c'è qualcosa da automatizzare, se c'è qualcosa da produrre. Sei il ministro dei trasporti. Sì, esatto. Abbiamo fatto un'autostrada adesso. E invece Paola è la nostra... Vabbè, Paola è la... sì, quella che dice, ok, esatto. Si fa così, si fa cosà. No, aspetta, togli quel blocco, lo fai un po' più... Comunque, su Telegram hanno... messo un link a una clip dove il nostro amico Celia faceva incazzare su Baku, tipo. Ma va, anche da lì va a rompere i coglioni. Inarrestabile, cazzo, Celia. Quindi va a rompere il cazzo anche lì. Perché su Baku, come cazzo si chiama? Su Dark Souls non sai che devi andare a prendere la... Ma vaffanculo. Che poi è la persona più calma del mondo, lui. Tra l'altro, sei sempre uno di quelli che non si incazza mai. Aspetta, devo mettere una cosa. Devo mettere la luce, porca puttana. E comunque se sei riuscito a far incazzare Subaku, vuol dire che c'ha proprio rotto i coglioni. Mi sono fatto la barba. Sto meglio adesso. No, non ti ho visto. Ah, ok, pensavo... Vabbè, ma è solita, gli hai dato una sistemata. Sì, l'ho sistemata, perché ieri sono entrato di nuovo nella vita sociale, sono uscito a cena e... quello... Una cosa in che... tipo, mi hanno detto faccio schifo, perché mia roba faceva schifo, e quindi ho dovuto vadermela. No, comunque è stato bellissimo. Però non è così male, alla fine. Ci sono visto avanti vuoti, semplicemente. Sì. Poi una volta che sei seduto... Ce l'avevano i plexiglass. Hanno messo tipo del nastro, è su Shiko, sai che tutte quelle strutture.
Hanno messo sì, tipo, sì, tipo sì. Il cellophane intorno. Ah sì 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 sì, sì. Sono andato ieri a pranzo. Hanno messo tutto il cellophane intorno. Sì sì. Sì, fa un po' cagare. Ah, ma c'è Evetto è morto. Me l'ho dimenticato di questo piccolo dettaglio. Aspetta, attacca, arnesi, balestra. Ah, sono 10.000 nemici ci sono. Perché sono 10.000 nemici? Vabbè, perché sono incontri casuali. Ed è un gioco vecchio. Beh, che c'entra? Sì. Deve essere... Vai. E beh, comunque, alla fine, parlare con le... Ah, poi mica... stavo parlando così. Prendo la soia. Ok. Prendo il bicchiere. E mentre parlavo, ma convinto di quello che facevo, non verso la soia nel bicchiere dove devo bere l'acqua. Ma non poca. Tipo sono andato manco avanti le funzioni... Sono andato avanti per tipo 15-20 secondi abbondanti verso questa cazzo di soia. E poi ho detto, vabbè, ma 15-20 secondi sono tanti, per esempio 10 secondi, 10 secondi. E poi ho detto, io non uso un bicchiere da 3 mesi, lasciatemi stare, cazzo ne so io. No, non l'ho bevuto. Effettivamente, cioè, le funzioni primarie proprio sono... Cioè mi sono perso sti dettagli, cazzo. Vedi, avessi comprato la maglia di Super Fighting Bros, sapevi anche esatto, lei. Esatto, è vero, che non l'ho portata quel giorno, è stato un coglione. Avevo dovuto portare la maglia di Super Fighting Bros quando uscivo. Guarda che quando esci le funzioni primarie ti agevola. Madonna, è stato veramente figura di merda. Cioè, sì, poi ho dovuto farmi cambiare il bicchiere. Scusate, ho versato per sbaglio la soia nel bicchiere, me ne potete dare un altro. Anche i cinesi ti hanno detto, sì. Come hai fatto per sbaglio? Come fa a versare le soie, baio tu! Porco uomo bianco. Ti fatto vito caldo! Sì. E poi te l'hanno portato uno nuovo. Sì. E poi, tipo, cosa è successo? È successa un'altra cosa. C'è la cinese ubriaca, secondo me. Era, tipo, felicissima la cinese a fine serata. Secondo me si è tirata giù, tipo, 8 litri di grappa alle prugne, che è buonissima, tra l'altro, ho scoperto la grappa alle prugne. Alle prugne o alle rose? Alle prugne. Alle prugne, non l'ho mai assaggiata. È buonissima, tipo, è leggerissima, perché sa di... Cioè, è veramente base. Però te ne danno tanta, è veramente buona. Quindi, vabbè. Te la consiglio. Ma è bevibile, perché la grappa alla rosa di solito bevi un po' e vuoi morire. No, te ne danno uno di coso grosso da bere, buonissima. Cioè, ne volevo ancora, poi ho detto no, devo guidare. E sono stato una persona responsabile, come tu mi vuoi. Bravo, mi piace, quando fai così sì. Ti piace quando sono responsabile, ti eccita la cosa. Sì. No, eccita no, però, però mi sento più sicuro. Vedremo cosa succede. Perché se tu sei al sicuro mi fa piacere. Sì, certo. Vedrai quando ci vediamo, sai, tutto tranne che al sicuro. Diglielo. Dovrei metterti le mani al collo, cazzo, altro che distanziamento sociale. Poi quei guanti e la mascherina. Così mi soffochi pure prima. Sì. E poi con le unghie che ho... Che a me non mi sono mai tagliato le unghie. Facciamo finta che non mi sono mai tagliato le unghie. 3 mesi di unghie che ti entrano nel collo, voglio che hai. Hai capito? Devi sentire... Poi non è che facciamo finta, non te le sei tagliate in 3 mesi. No, me le sono tagliate. Che bravo che sono. Se no, dovevo affilarmele. Dovevo assilarmele. Però quando incontro i sabbi mi fai un safe state che sbagli. Ciao, Arcalexo. In che senso streama? Tutti streamiamo dalla quarantena, no? O no? Cosa vuol dire? Dalla quarantena, in diretta, poi dalla quarantena. A dove scrivono i decreti della quarantena. Ma comunque gli input li sbaglio perché con l'analogico non sono un cazzo facili da fare gli input di Sabin. No, streamo dalla casa nuova. Che è la quarantena, la casa nuova. Che è proprio definita. Sì, si chiama così. Perché in realtà, voi non lo sapete, ma lei è positivo al Covid e quindi è in quarantena. Sì. È quello. Pezzo di merda schifoso, non ha detto a nessuno. Ha infettato mezz'altro. E tutti quelli che stanno continuando a venire a casa mia a fargliela vedere così, in realtà li sto infettando tutti, che bastardo. No, ha la lag perché ha la connessione di merda. Fai schifo, lei. Mi fai cagare il cazzo, lo sai. Mi disgusti. Sì, ma quello è sempre lo stesso problema, non è che... È Discord di merda, tra l'altro. Un giorno funziona, ma solo a te lo fa su Discord, quindi...
Che cazzo vuoi che ti dica? Ma sì, tra l'altro con la stessa connessione all'inizio, i primi tempi andava. Sì, sì, no, ma è il portatile. Dopo, forse anche secondo me è il portatile. Ho questo sospetto anche io. Che sia il portatile che fa un po' di merda. Ma se invece provassi a collegarmi col cellulare, tipo? Eh no, perché io c'ho l'audio dal microfono. Ah già, ce l'ho. Aspetta un attimo, che in realtà è tutta una cazzata, abbiamo capito. Ti faccio una domanda. Quel microfono è collegato al portatile o al fisso? No, al portatile. Ah ok, boh, niente. Allora, tutta la mia teoria è svanita, niente. Mi spiace. Sì, vabbè, non sono un coglione, puttana. Però scusa. Se fosse così, aspetta, il portatile sarebbe inutile. Il portatile è inutile, lo usi solo per la webcam. Punto. Però se usassi la webcam del cellulare e il microfono lo collegassi al fisso, va bene. No, fa cagare perché poi ti è sincronizzato per forza, perché sono due account diversi su Discord. Ah, è vero, perché uno è la telecamera e l'altro, esatto, è sì, non adoro niente. Forse ce l'avevamo già pensato, esatto, a sta cazzata. Già te l'avevo detto. C'è Shadow lì, perché c'è Shadow già? Per farmi salvare. Siamo già usciti dalla caverna, non c'è un boss nella caverna, no? Ho salvato. Non mi ricordo. Non si capisce quando salvi. Sì, sì, hai fatto. Ciao Master Oz, benvenuto su Ciao Master Oz. Su From Lock to Ray, come stai? State bene? Clean up my PC. Nei nostri negozi troverai eccellenti armi, armature e reliquie. Oh. No, Clean Up My PC ormai l'ho superato da tempo. L'hai disinstallato ormai, Clean Up My PC. No, semplicemente perché quel portatile l'ho proprio... L'hai buttato via. L'ho lasciato ai miei. Ah, sì, boh, buttato via. Questa è la doppia della velocità. Boh! Bravo coglione. Perché c'è Edgar? Ah, perché è il primo personaggio. Le reliquie danno ai membri del gruppo variabilità. I don't care. Diglielo. I know. Ma nel 6 non c'erano tante robe strane di... Cioè... Beh, c'erano... Sì, c'erano le abilità, ma... Le classi e poi impari le magie dalle rune. Adesso non ancora, però... Scusami, ma facciamo... Sì, ma robe proprio particolari, non è che ce ne fosse. Cosa c'è? Aspetta. Scarpette sono sgrave, eh? Poi possiamo comprarne una sola. Perché hai la TB al doppio. Che è sgravissimo, scusami. E dove si mette? Relic. Ti muovi più veloce. Ah, Edgar che è quello che fa più danni. Ah, ma va anche più veloce nel... Ah, va più veloce nella world map. Non nella battaglia. No, mica la TB. Ah, ma è una figata, cazzo. I didn't know that. Now I know. Quindi mi basta averne uno solo, non me ne serve più di uno, cazzo. Tutte le tue Sai che sta cosa non la... Non me la ricordo non mica. Mai... O forse pensavo fosse la TB e non ho mai provato. Non so, non credo di essere così stupido, no. Avrò già provato. Sa. Cosa? Spero che... Pensi se ho sempre giocato a sto gioco senza far sta roba. Sarebbe veramente una figata assurda, cazzo. Dovresti vergognarti. Sì, dovrei vergognarmi il buco del culo. Sì. Un pezzo di merda. Perché da nerd di merda non puoi non saperlo. Un nerd di merda. Cioè, non si fida mai di nessuno. Farebbe qualunque cosa per denaro. È libero come il vento. Lui è? Chi è che è libero come il vento? Come si chiama? Ragazzi, attendiamo che. Libero come il vento, cazzo. Paola. C'è sempre comunque. Paola ninja assassino ci sta. Paola, va bene. Aggiudicata. Non vedo l'ora di leggere i dialoghi che ci saranno in mezzo ai vari personaggi. Però occhio che poi può essere poi combinata con Cazzi di Paola, letteralmente. X per la figa e Paola taglierebbe gola alla madre per un centesimo. In effetti è vero. Eh beh, sì, è un cazzo di assassino. Eretto, meglio stargli lontano allora. Eh beh, perché se già si sono... Stai lontano da Paola che ti spacca il culo, cazzo. Che già eretto, se ti sono ancora vicino. Mica, Paola, K
che taglierebbe la gomma. Cosa fai, Badevetto, mentre è retto? Fuori da piedi, devo portare questo sito all'anziano, è il mio lavoro. Cazzo mene. Stai sereno, comunque. Portare un cazzo di alcolico a un vecchio di merda non è che sia un lavoro così importante, se lo prendere anche da solo. Quindi cosa devo fare? Crono? Perché però... non leggo... Stai già girando troppo, si sta girando i pollici, Crono. E quello è il problema. Sì, sì. Sì, sì, non ha notato che tu eri in difficoltà. Aspetta, sì, devo parlare con qualcuno. Esci dalla città. Ah, boh. Esci dalla città. Aspetta, vuoi vedere se c'era un negozio di armi, in realtà? Guarda quanti cazzo di NPC c'erano una volta. C'era la patrol per le città, che palle. Come erano popolate le città. Non come Final Fantasy, che c'è un NPC solo. Coglione. Acquista. Pugnale. E quello di... Lama di Mithril. O spa... Che senso devi ha? Devi andare nella prossima caverna. È tutto città caverna. Il cazzo. Spada di Mithril ce l'ha lui. La diamo a Lock. Spada di Mithril a Lock. Tutto danno sto gioco. Full damage, cazzo. Andiamo. Party full damage. Sì, sì, facciamo party full DPS. Meglio l'attente o scremato. Sai che io non ho mai capito a livello di gusto. Ho notato veramente poche volte la differenza. Buonasera, Eatre. 1, 2, 3. Benvenuto. Benvenuto anche a te su From Lock to Raid. Siamo mancati in questo weekend. Oh! Che palle, come ti metti nella warm up, cazzo. Là, questo dura 30 secondi qua. 39 51 e per la figa 65 ancora vivo, figlio della merda. Devo fare la balestrata. Hashtag team Madiglielo, cazzo. Abbiamo anche la nostra chat di Discord segreta. Zio Caps non ci può entrare in quella chat. Se qualcuno invita per sbaglio Zio Caps in quella chat, siamo fottuti. Minecraft. Aspetta, forse qui non c'è quella casetta. Non è quella casetta là che c'è una cutscene, forse. Una cazzina. Sì, sì, c'è tipo una cazzina in segreta. Ma scappa, cazzo. Ma che scappa, poi arriva un punto che dobbiamo farmare. Tanto guarda cosa succede. Guarda, Edgar, balestra. Wipe del party. Toh, colpo di grazia. Madonna, è così forte. È di brutto. Ma siamo un po' troppo scravo. Ti ammazzo, cazzo. Ti metto le mani al collo come, come faccio con Ray. Guarda, qua c'è una cazzo in segreta. Boh! Per la figa, cos'è questo odore? Per la... è l'odore di per il cazzo, probabilmente. Non costa nulla usare gli oggetti di Edgar, esatto. Ah, dormiamo su un letto, dormiamo sull'altro, giusto per lasciare il nostro odore ovunque. Per la figa, questo è il suo tè. Qua vive sa... tonico. Sì, ma poi tu non devi leggere il nome, però. Sì, lo so. Cioè, il nome di chi parla. Lo so, ma io lo leggo lo stesso perché lo leggo questo su un'esclamazione. È più divertente. Per la figa, i fiori, i suoi preferiti. Come se uno ogni volta prima di. Di parlare. Prima di, io so, di dire qualsiasi cosa di normale fa. Ma che per il cazzo! Guarda, esatto. Qui ci sono le tue. Guarda. Per la figa, per il cazzo, è stato qui? Probabilmente sì, per la figa. Ciao, vecchio. Per la figa, cosa? Figa, conosci? Lo conosci, chi? Sei andato 2 giorni fa dopo aver sentito delle scomparse di Duncan. Pare che il figlio di Duncan ver... bla bla bla. Dammi un oggetto però, me lo merito, vecchio di merda. Dove vai? Dove vai, vecchio di merda? Ah, esce dalla città, ok. Andiamo. Ma è vero, ma usando la balestra non consuma niente. No, non consuma niente. La balestra è un pizzo. Ma mica, è sgravissimo. Lo so che è sgravissimo. Attacco ad avea che fa più danno di qualunque attacco fisico. E lo puoi fare senza. Sì, esatto. Là. 171 gli ha tolto ancora. Questo come abbiamo rotto anche Final 6. No, Edgar è base. Edgar è forte, è un personaggio non da sottovalutare. Che ti rompe il culo, capito. Edgar, hai capito? Te lo rompe di brutto il culo. Edgar secondo me è il personaggio più forte del gioco. Edgar e Sabin. Faccio un fuoco. Bocci attacca.
È vero che c'era pure un po'. Vai. Là. Boh. Sì, mica, ma lui toglie proprio tanto di più rispetto a... Sì, sì, toglie il doppio barra il triplo degli altri. No, di più, il triplo toglie. Sì, dipende dal nemico. E poi non ho ancora il trapano. Ad area. Esatto, e poi non ho ancora il trapano. Trapano è... tipo fa danno ignorando le difese, non lo so, fa un male cane. Là, devo attaccare l'altro, cazzo, era più ottimizzato. E subito che aspettiamo un po' che... più. Si vede che poi hanno fatto poi un lotto equilibrato, molto bene. Sì, il trapano non ha senso. Il trapano è gravissimo. Che poi ne trova una ad area ancora più forte, se non sbaglio, del trapano. Cioè, più della balestra, volevo dire. Qua non c'è un cazzo. Tutu. Vai per la figa. Dobbiamo morire tutti con questo giro che ho fatto. Vediamo. Falto terra ce l'ha la cura, giusto? Merda, non pensavo. Sì, terra dovrebbe curare. Ce l'ha la magia, sì. Per curare, intendo. Ma sul Magitek ce l'aveva. No, beh, sì, non so, sul Magitek, vabbè. Poteri. Eh no, però gli altri non ce l'avevano. Cura ce l'ha, ce l'ha. Vedi. Vai. Sono belle le icone degli avatar dei personaggi nel menu. Sì, no, ma gli artwork sono bellissimi di Final 6. Ma è vero. Ma tutti Final vecchi. Fatto fun fact, il tizio che faceva gli artwork di questi Final Fantasy, quelli vecchi per intenderci, è lo stesso che ha fatto quelli di Final Fantasy 11. Le hanno ripreso per quelli dell'11. Infatti tutte le cover delle espansioni, eccetera, sono stupende. Ha proprio uno stile tutto suo. Perché infatti è raro trovare un giapponese. No, non l'ho letto oggi, lo so perché riconosco lo stile. È raro trovare. Loco riconosce lo stile. Vabbè, cioè... si riconosce di brutto lo stile di questo qua. Ma è raro trovare un giapponese di merda. Che soprattutto che produce roba per i videogiochi. Che abbia uno stile così. Diverso da quello che fanno tutti i giapponesi di merda. Perché fanno tutti quanti, alla fine, quelle merde anime, no? Sì, sì, più anime. Sì, invece lui sembra un artista occidentale. Magari è un artista occidentale, non lo so. Aspetta, lì c'è quello, e invece di qua cosa c'è? Mica sto fight è sgravo. Attacchiamo il bufalo. Balestra. Ma tanto puoi fare... Tieni la balestra sempre e poi vai a mirare un po' più con gli altri. Ma Locke non ha un cazzo. Locke ha furto. E basta. Sì. Poi la spada è un po' più potente di quella di terra. Sì. Tutto qua. Furto serve. Bah. Sì, sì, sì. Quei boss di brutto. Di qua dove si va? Qua c'è qualcosa di extra. Però... di brutto. Tenda. OP tenda. Le vendiamo. No, le trasformiamo. Comunque 14 l'ho comprato sia per la Play che per il PC. Però mi fa cagare. Ho provato a mentire a me stesso all'inizio e dire: ma sì, alla fine sul divano mi rilasso, ci gioco. E invece è una rottura di coglioni infinita. Non ce la posso fare. Ho un'avversione verso quei giochi. Non ce la posso fare. Ecco, arriva il bufalo, cazzo. Quanto ti vuole? Sangue. Io non so adesso come si possa giocare un MMO. Vabbè, non è quello. Se uno ci vuole giocare. Sì, no, ma dico. Vabbè, ma certo, uno vuole giocare a tutto, ci gioca, non è che. A me però devo fare la balestra. Perché non faccio la balestra, Giovanni? Perché sto parlando con te. Perché vuoi rendere il gioco un po' più facile. Arnesi, ammazzali tutti, per favore. Perché non ho tante cose di Fenice. Ne ho tre. E adesso devo sprecarne una, porca troia. Fai fuoco ad area. L'ho capito, l'ho capito, l'ho capito, l'ho capito. Non stavo pensando adesso, stavo schiacciando i tasti a caso. Ho sottovalutato il nemico. Eh sì, lo so che è morta. E vabbè, io ti dico tutto, poi tu metti le... Poteri di Bocci. Bocci. Bocci è un healer. Bocci è un healer. Di solito è un arciere, però. Infatti. La sua classe è arciere. Sei proprio DPS ignorante, sì, che non deve pensare. Esatto.
l'Arcevo era la classe più di merda di tutti i giochi, l'Arcevo comunque. No, tranne Final 11 che era super tecnico. Poi era troppo forte. Boh, ci sei di livello. Cazzo, su Ion l'arciere non aveva proprio senso. Erano tutti arcieri, cazzo. Sì, è perché gioco PvP era facile da gioco usare. Gioco PvP, facile da usare. Attacchi da lontano, sei forte. Cioè, non aveva un punto debole, non so. Sì, gli andavi sotto, no, ma beh, tanto... Era fragile. Tanto sì, erano tutti fragili però... in quel gioco, perché la difesa non esisteva. Appunto. E quindi GG. Solo io ho fatto una classe di merda come al solito, tra l'altro. Questo... Ah, ok. Voglio vedere qual è il tasto. Per l'attacco d'area. Schiacci un tasto come... Sì, sì, sì. Come fai al 9. Cioè, tutte le magie sono singole, ma puoi spararle ad area riducendo il danno e l'effetto. Dovremmo metterla sempre quella roba lì, perché effettivamente è troppo più utile. E dipende da come è bilanciato il gioco, se il gioco è studiato per averlo oppure no. Cioè non ha senso con questo uccello spaccare MP, eh. Meglio la palestra gratis. Balestra free, un colpo fisico a testa e muoiono tutti. Anzi no, la balestra e basta, uccide tutti e basta. Ma questi sono scarsi. Sì, cazzo uccelli di merda. Forse ne esci pieno di soldi e di XP adesso qua, perché qua... Comunque se non... è un save. Se non XP ti incula, i boss ti inculano comunque. Cioè se tu scappi dalle battaglie, fai il cazzone... A parte che ma quelle sono abbastanza veloci. Sì, le battaglie contro i Cosuali sono talmente veloci che non ha nessun senso non farlo. Appunto. Cioè perché non dovrei... Cioè il tempo che faccio l'animazione della battaglia e tutto non ha senso. Top, balestra e GG. Là. Comunque l'unica cosa che mi piaceva di quella classe che avevo scelto, che era tipo il tank, è che potevo fare i marchi, decidere io dove cazzo andare, far andare la gente. Ma sì, la... però quello non è una questione di classe, è una questione di... Che tra l'altro, sì, di cioè, leader, sì, cioè esatto. Di... Il tank è quello che decide il target, perché il tank... Che dice, però infatti, poi, sì, il tank va prima, poi a un certo però... punto si è scoperto che non serve a nulla tankare in quel gioco. Bravo. E quindi è sparito anche quella cosa lì. Pulli a danno ad aria, ammazzi tutto e vaffanculo. Sì, è vero. Abilità da 2 ore, tortino, abilità da 2 ore, vaffanculo. Finito. No, cos'è che erano 2 ore? Era il CD di quella roba era tipo mezz'ora. Non mi ricordo più. Quella, sai, quella, sì, quella comunque abilità. Mi ricordo. Sì, sì, sì. C'è un'abilità con un CD altissimo. Però poi marchiavano tipo tutti, marchiava tipo il mago pure, sì, tanto sì, mettevano sì. Tipo 3 o 4 arcieri, un mago e un healer, boh. Cioè, a Dredgeon non si fa un cazzo il tank, a Dredgeon, se non sbaglio. No. Comunque stiamo parlando di Ion, per chi non... 6 arcieri, tipo. Sì, è vero, ci avevamo con 6 arcieri, che figo. Cioè... che gioco di cazzo merda. Cazzo di gioco di merda. È poco bilanciato. Poi è stato divertente. No, io mi sono divertito. Sì. Ma poi ho fatto anche una roba che io dico, ma che cazzo c'avevo nel cervello? Tipo, sai che dovevi per le ultime armi o una roba del genere, dovevi tipo raccogliere non so quante cazzo di materiale tipo che servivano per craftarlo e dovevi ammazzare tipo, ma non so se veramente dovevi averne 300-500 di pezzi. La tenda mi resuscita, Crono? La tenda, se torno al save e uso la tenda, mi resuscita o no? Di solito la tenda non resuscita. Lo so. Dipende dal gioco. Nei final di solito la tenda non resuscita. Non lo sa. Perché se ha messi male di MP e c'è il boss. Solo con 2, non so se... Sì che l'ho che è inutile. No, però. No, vabbè, 2 è impossibile. Poi torno indietro. Torno indietro e... faccio la... E cosa fai con questo? Tende e salvataggio. Ah, e poi vediamo. Sì, esatto. Così aumento anche il livello. Non hai più code di Fenice? Ne ho 2 solo. Tu dici magari durante il boss mi serve. Almeno una mi servirà durante il boss. Se no adesso invece sprechi una tenda più una coda di Fenice. Spreco una coda di Fenice, una tenda. E poi torno indietro. Però salgo anche di livello nel mentre.
Sì. Quindi, per questo continua una serie di brutto, fra l'altro, con questi nemici. Non sono male. Comunque, e comunque male. Per finire, sì, vai, spara. Dovevo prendere tipo 500-600 pezzi di quella di una merda che droppavano un mostro che non droppava neanche sempre. E io sono stato lì, ti metti lì, craft, uccidi tutti, passi dei pomeriggi. Ma perché? Ma perché? Per avere un'arma di merda e il mese dopo quittare il gioco. Che incredibile. Che perché Ion è un cazzo di MMORPG coreano di merda. Bravo. Ed era grinding, neanche grinding stimolante che dici c'è una sfida. No. È proprio grinding solo per il fatto che devi uccidere mostri che non ti danno nessuna sfida, nessuno stimolo. L'unico stimolo è che perdi pomeriggi interi della tua vita. Oh madonna, mica il veleno ti cazzo, ma ti mangia la vita di brutto il veleno? Antidoto ne ho solo due.